Ciao a tutti, io sono Mariarca, abito ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, e sono felicissima e gioiosa di potervi raccontare le grandi cose che il Signore ha fatto nella mia vita. E posso dirvi che fino da piccolina, da ragazzina, sono stata una ragazzina abbastanza impegnativa, ribelle, ed ho vissuto un periodo particolare della mia vita perché sono un po' cresciuta come gli squinizi di Napoli. Sono cresciuta un po' senza mamma e papà e sono cresciuta con molti zii, cugini, nonni in una famiglia tutti insieme numerosa. La mia vita è stata abbastanza impegnativa come ho detto. E ancora di più questa vita impegnativa mi ha portato comunque a vivere tutto ciò che volevo. Fin da ragazzina ho sempre deciso di fare tutto quello che volevo, non ho avuto un buon punto di riferimento e quindi crescendo da ragazzina ho dovuto affrontare ogni giorno la vita per come veniva. E quindi per chi conosce Napoli, conosce i posti di Napoli, io sono cresciuta tra San Giorgio a Cremano e Castel Volturno e mi sono fatta le mie compagnie. Le mie compagnie erano abbastanza impegnative come me. E mi piaceva davvero vivermi la strada, mi piaceva vivere le compagnie, uscivo tutti i giorni e come ho detto, non avendo un punto di riferimento, non avendo magari chi mi diceva cosa dovevo fare, ho sempre scelto, no, di fare di testa mia. E facendo così a quell'età fino all'adolescenza mi sono portata a dire ma sì, tanto faccio tutto quello che voglio, nessuno mi dice niente e ho iniziato a vivere però le mie compagnie sbagliate. Ho iniziato ad avere amici che si drogavano, amici che fumavano, che spacciavano e quindi mi sono ritrovata a vivere con loro. Ma una cosa preziosa che ho reso conto poi con gli anni, quando Gesù è entrato nel mio cuore, è stata che il Signore mi ha sempre protetto, mi ha sempre guardato e preservato dal male. Ho avuto veramente motivo di poter rischiare anche la vita perché ho vissuto anche con degli amici abbastanza impegnativi e quindi ho rischiato anche la vita. Però vi posso dire che oggi che ho realizzato Cristo nella mia vita, ho realizzato che Lui mi ha sempre guardato. Vi dico che all'età di 13 anni, in un momento ancora più particolare della mia vita, il Signore mi ha preso, io dico sempre per i capelli, mi ha preso e mi ha portata a nord. Non vi nascondo la mia tristezza andare via e la mia ribellione di scappare e tornare, nei miei quartieri con i miei amici. Ricordo che un giorno, quando siamo venuti a nord, con mia sorella abbiamo detto vabbè scappiamo e abbiamo provato a scappare e ritornare a Napoli. Ma lì c'era il piano perfetto di Dio che non l'ha permesso. Perché un giorno, proprio in quella sera, quando noi avevamo pensato di scappare, di tornare via, di vivere la mia vita giù a Napoli, di tornare dalla nonna e dagli zii, proprio lì, in quella sera, il Signore ha mandato, io dico, un angelo. Perché Dio, sapete, quando meno te l'aspetti, Lui arriva puntuale nella nostra vita. E così lo fa, l'ha fatto con me, lo fa con ognuno di noi. Lui è arrivato puntuale, mi ha mandato un angelo, alla quale mi è stato parlato di questo Dio meraviglioso. Premetto che io Dio lo odiavo, lo bestemmiavo, per me Dio non esisteva e quindi tutto ciò che era la mia vita, la mia adolescenza, fin da piccolina, me la prendevo con Dio, perché come ho detto la mia vita insieme alle mie sorelle non è stata proprio bella, lontana dai genitori, vivere un po' con gli zii, un po' con i nonni, sballottata un po' di qua di là, non è stato bellissimo, mi sono sentita anche rifiutata, abbandonata, dai propri genitori. E come dice quel verso che è stato per me molto fondamentale quando sono entrata per la prima volta nella Chiesa evangelica, è stato proprio quello: quando anche tuo padre e tua madre ti abbandonano, io non lo farò mai, io non ti abbandonerò mai. Quel verso ha veramente toccato profondamente il mio cuore. Però vi dico, in quella sera che con mia sorella volevamo scappare, Dio ha mandato questo angelo e questa persona ha parlato di Gesù, di questo Gesù meraviglioso, di questo Gesù che ci ama,
di questo Gesù che ha dato la sua vita su quella croce per noi peccatori, e quando noi meno ce l'aspettiamo, Lui viene, parla e lavora nella nostra vita. Allora io, quando mi è stato parlato, ho sorriso, ho detto: ma sì, questo Dio, ma chi è questo Dio? Però quella sera me ne sono entrata nella mia cameretta, premetto che ero una ragazza veramente ribelle, lontana dal Signore, avevo piercing, capelli rasati, bestemmiavo, fumavo, 2 pacchetti di sigarette al giorno. Ricordo però quella sera dove mi sono chiusa nella mia cameretta segreta, come dice la sua parola, che se tu entri nella tua cameretta segreta, Egli è proprio lì che ascolta il grido del tuo cuore, anche quando noi non parliamo, Lui già conosce tutto di noi. E quella sera così ho fatto, me ne sono entrata nella mia cameretta segreta e ho iniziato a mettere alla prova Dio nella mia vita. E ho detto a Dio: se tu esisti veramente, come mi è stato detto, che sei quel Dio che salva, che libera, quel Dio che ama, allora opera nella mia vita, ma lo devi fare adesso, in questa notte. Io voglio vedere la tua opera nel mio cuore. E io pensavo che nessuno mi ascoltava in quella stanza da sola, nessuno poteva ascoltare le mie parole, ma vi posso assicurare che proprio in quella notte qualcosa è cambiato nel mio cuore. Il Signore ha trasformato la mia vita e in quella cameretta segreta il Signore è arrivato puntuale, mi ha detto che Lui mi amava. Mi sono ritrovata in ginocchio con lacrime, però erano lacrime di gioia e non di sofferenza, lacrime di liberazione nel mio cuore. E non capivo, dicevo: ma dai, ma veramente Dio ha ascoltato il mio grido? Io ero davvero una ragazzina ribelle, lontana da Dio, non conoscevo magari neanche le buone maniere, non sapevo neanche parlare italiano, pensate un po'. Però Dio ascoltava e conosceva tutto di me, perché Lui ci conosce fin dal grembo materno. E io voglio ringraziare quel Dio meraviglioso, perché sono 25 anni che il Signore è entrato nella mia vita. In quella notte io mi sono ritrovata veramente gioiosa, piena di lacrime di gioia e una liberazione nel cuore. E così ho detto: va bene Signore, se Tu veramente esisti, io Ti devo cercare. E così è stato. Sono andata per la prima volta in una chiesa evangelica. Ho iniziato a cercare Dio, ho iniziato a leggere la Sua meravigliosa parola. E ogni giorno ho visto che Dio compiva l'opera sua meravigliosa nel mio cuore. Sono entrata per la prima volta, mi sono ritrovata in ginocchio a lodare Dio, a ringraziarlo, perché per la prima volta in tutti quegli anni mi sentivo una ragazzina felice, una ragazzina realizzata. Eppure non avevo fatto niente di strano, se non aprire il mio cuore a Gesù e di dire: Signore, così come sono, peccatrice, mancante, infedele, però sono qui pronta a chiederti perdono di tutti i miei peccati. E vi posso dire che in quella sera, era un giovedì, mi ricordo, nella chiesa di Verona, il Signore ha cambiato totalmente il mio cuore. Ho realizzato che c'era un Dio vivente, vero, sincero, che mi stava cercando e che era arrivato il tempo giusto per la mia vita, per poterla migliorare, essere una donna, essere una ragazza migliore. E voglio ringraziare questo Dio, perché ad oggi, che sono quasi 25 anni, 28 anni che conosco il Signore, posso dire che Lui fin qui ci ha soccorso l'anima mia, ha salvato mia sorella. Il Signore ha fatto cose grandi per la nostra vita e noi siamo nella gioia. Posso dirvi che la tristezza che avevo ancora nel mio cuore era una: quella di non avere una famiglia tutta mia, di non aver realizzato fin da bambino quella famiglia unita, no? Quel posto sicuro, perché la casa per noi è un posto sicuro. Io non l'ho realizzato, perché purtroppo nella vita si sbaglia, anche i genitori, i figli, tutti sbagliamo e veniamo meno. Però il Signore, quando gli ho chiesto: Signore, dammi una famiglia mia, dammi un marito, dei figli, dammi la gioia di servirti, Lui l'ha permesso. Ha permesso che il Signore veramente entrasse nella mia vita e sconvolgesse tutta la mia vita, ma in maniera positiva. Vi posso assicurare che Lui è oggi, ancora oggi, è il mio amico fedele, è quel Dio che quando lo cerco con tutto il cuore Egli si fa trovare, e che veramente se lo invochiamo, se lo cerchi, Egli si fa trovare anche da te. E anche nei momenti difficili della nostra vita, anche una prova, una malattia, una sofferenza, Egli non è venuto mai meno, è sempre stato puntuale, ha sempre operato meraviglie. E voglio veramente dirvi che quando Dio entra nel cuore e fa parte della nostra vita,
possiamo dire che siamo appagati in Lui. Il Signore veramente mi ha fatto realizzare il dono della salvezza, mi ha riempito dello Spirito Santo, mi ha dato, come ho detto, una famiglia, 4 figli meravigliosi, un marito speciale. Però sapete, possiamo avere tutto, possiamo essere appagati magari umanamente, magari economicamente, però se manca la cosa più importante, che è Cristo Gesù nella nostra vita, siamo sempre vuoti alla ricerca di qualcosa. E io in questa sera che sto qui a raccontarvi della mia vita, vi voglio davvero consigliare, vi voglio incoraggiare a cercare il Signore con tutto il vostro cuore, a metterlo alla prova, perché io l'ho fatto. Magari per me è stata una sfida mettere Dio alla prova, ma Egli non si è tirato indietro, sapete, perché Lui ci ama. Lui ha dato veramente la sua vita per noi peccatori e non ha risparmiato la sua vita per me e per te. E voglio veramente incoraggiarti a cercarlo con tutto il cuore. E anche tu, fratello, sorella che mi ascolti, se sei nella prova, nella difficoltà, ti voglio incoraggiare a cercare il Signore, perché Egli è colui che risponde ad ogni bisogno del nostro cuore. Ad oggi posso dire che fin qui veramente il Signore ci ha soccorsi. Siamo qui ad Acqui Terme, come ho detto, mio marito è il pastore della Chiesa Evangelica di Acqui Terme. Stiamo servendo il Signore e lo stiamo facendo con tutto il cuore. Certo, le prove e le difficoltà non sono mancate, però in tutti questi anni Dio ci ha presi per la mano e ci ha condotti fino ad oggi. Siamo gioiosi di servirlo, di amarlo, e lo facciamo con tutto il cuore. E il nostro desiderio più grande è quello di arrivare ad ogni anima, ad ogni cuore, per portare il messaggio più bello. Penso la dedica il più bella d'amore, che è Cristo Gesù per noi. Quindi veramente ti voglio dire, Dio ti benedica, Dio ci benedica e ci porti avanti. E ricordatevi che l'amico fedele, l'amico vero, colui che c'è sempre nella nostra vita, che non ci deluderà mai, è uno solo, Cristo Gesù, il Signore. Dio vi benedica.